Va in scena l'Erradei al Di Polchio di Lamezia. Alessandro Erra torna ad avversario e batte il Sambiase, sua squadra per le ultime tre stagioni, per 2-0, confermandosi in vetta alla classifica. Per i giallorossi di Renato Mancini arriva invece la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella di Vibo Valentia. Prima del fischio d'inizio gli applausi del Dippolito per il trainer salernitano e l'omaggio degli US01, che fanno dono al tecnico di un mazzo di fiori ed una targa. Dopo i convenevoli la gara inizio e la Gelbison parte col piede pigiato sull'acceleratore. Sene ci prova subito dopo il fischio d'inizio con una conclusione da distanza siderale che termina sul fondo. Quindi al sesto brivido in area giallorossa con l'inserimento di Grimaudo che per poco non beffa la macchinosa difesa di casa. Al diciottesimo sono veementi le proteste del Sambiase per un fallo di mano di Manzo su un passaggio filtrante di Russo. L'arbitro Volpato di Merano lascia proseguire. Sarebbe stato calcio di rigore e secondo cartellino giallo per Manzo in precedenza già ammonito. Al 32esimo arriva però il gol del vantaggio ospite. A realizzarlo è Grimaudo che approfitta di un'incomprensione generale della retroguardia giallorossa. Su azione d'angolo, dopo una serie di rimpalli, De Sio non blocca il pallone e Grimaudo in agguato deposita in fondo al sacco. Gol che è un vero e proprio regalo ad una squadra che non ne avrebbe bisogno. Contro la fisicità e l'aggressività dei campani, Lio e compagni faticano a trovare spazi e margini di manovra e sono costretti a provarci da fuori. Al 38esimo il bolide di Russo dai 25 metri trova Spicuzza attento alla risposta. In avvio di ripresa, incredibile occasione fallita dal Sambiase. Dopo appena 30 secondi dal fischio d'inizio della ripresa, Russo non arriva sul perfetto invito di Casciaro servito da Lio. Occasione fallita clamorosamente. Vicino al raddoppio invece la Gelbison al quinto. Su rimessa laterale Gerace tocca di testa servendo involontariamente Galantucci che calcia contrastato. La palla si impenna e termina alta. Il raddoppio è però solo rimandato e arriva al 20esimo. Sul cross di Di Filippo a Bagnale appena entrato di testa beffa De Sio. Il Sambiase si proietta allora in avanti ma esercita uno sterile predominio del campo. Al 29esimo ci prova Lio in girata dalla distanza. Il numero 10 giallorosso chiede un po' troppo al suo sinistro. Al 36esimo è la volta di Guerreri che prova la botta da fuori. Spicuzza fa buona guardia. Va vicino al gol che riaprirebbe il match il Sambiase al 40esimo con Conversi che da poco entrato si infila su un pallone filtrante in aria tra due avversari ma viene chiuso da un provvidenziale intervento di Spicuzza. E ancora Conversi non arriva sul pallone al 49esimo quando ormai però le sorti del match sono segnate. Vince la Gelbison 2-0, squadra di Erra che mantiene la vetta ed incrementa il vantaggio su Cosenza e Messina. Sambiase che si lecca le ferite e si appresta ancor più affamato a ricevere domenica prossima il Savoia. Dunque si riparte, verrebbe da dire finalmente, dopo una settimana lunga, tribolata, vissuta all'insegna delle difficoltà e delle polemiche, degli addii dolorosi, il Savoia scende in campo al Giro per cancellare in 90 minuti i 7 giorni più duri vissuti negli ultimi 2 anni di storia. Da Giraldi, il solito mucchio in area, ci sono Incoronato e Manfrelotti che si fanno vedere, pronto il destro del centrocampista Giraldi, palla arcuata, Guarro, colpo di testa, sfera fuori, prima occasione per i bianchi, Savarese riesce a servire Iannillo, attenzione c'è Manfrellotti che reclama palla, Iannillo invece preferisce servire Savarese, un rimpallo che lo agevola, il sinistro, fuori! Appunto come dicevo prima ha giocato tanti anni in Serie C2 col Catanzaro e tra l'altro ricorda anche molto, attenzione Leon! Attenzione, proprio Merito Leon a provarci con il destro, ottima occasione per il noto, poi Fontanarosa, avanza il centrocampista Torrese, scarica nuovamente in favore di Giraldi, pochi spazi e poi attenzione Iannillo, limite dell'area, Savarese in area di rigore, sinistro, rete, rete del Savoia e Savarese a sbloccare l'incontro, primo gol in campionato per lui, lo giudice che allarga sulla sinistra in favore di Leone, Savoia un po' sguarnito nella circostanza, il traversone e Guarro compie veramente un miracolo anticipando Merito. Torniamo dunque in cronaca diretta dal Giro, secondo tempo di Savoia Noto che parte bene dunque in questa ripresa con Cacciatore, lo giudice tutto solo, attenzione il sinistro al centro verso Merito, colpo di testa verso Auricchio che anticipa Scudieri, poi prova addirittura con una rovesciata spettacolare ma inefficace,
Recupera palla per un momento Manfrellotti, poi Agnello, nuovamente Manfrellotti, attenzione, lanciato in area di rigore, Manfrellotti, il destro, gol, 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 2-0, siglato da Manfrellotti, affrontato da Fontanarosa, lo salta bene, poi si sale il velo, non lo comprende assolutamente Merito, recupera palla il Savoia, Guarro che è rimasto in avanti in proiezione offensiva, 44 minuti e 10 secondi ormai sul nostro cronometro, il tocco è per Agnello. Guarro, posizione regolare, attenzione, entra in aria il capitano, si fa vedere Borrelli al centro, il traversone proprio per Borrelli, rete, rete, 3-0 per il Savoia, la firma è di Borrelli che bacia la maglia. Finalmente il tabù vittoria viene sfatato, contro la Vibonese arrivano i primi 3 punti della nuova stagione in Serie D per la Procavese. De Rosa e compagni meritatamente battono l'11 di Vibo Valentia e sorridono dopo una vigilia caratterizzata dal colpo di scena dell'abbandono in massa del patrone Montella, del socio Giuliano e del tecnico Di Maio. Tensioni che mettono sale alla sfida con la Vibonese, orfane entrambe le formazioni dei rispettivi allenatori. Il capitano illumina dalla destra con un traversone che trova puntuale all'appuntamento l'attaccante al suo primo centro stagionale con la maglia aquilotta. La Vibonese potrebbe però approfittare subito di un'altra distrazione difensiva al 21esimo. Spanò Grazia De Luca tutto solo nell'area di rigore bianco-blu e spara alle stelle. La Cavese però vuole vincerla la sfida e si costruisce subito 2 ghiotte occasioni poco dopo. Al 22esimo prima una conclusione dai 25 metri impegna in angolo Saraò. Poi è Ciro Manzi che in spaccata non trova lo specchio della porta su assist del solito De Rosa. La gara è ricca di emozioni e giocata a viso aperto.
Ancora una volta nulla di fatto per il Licata di mister Peppe Balsamo, che non riesce a centrare la vittoria a scacciacrisi che manca ormai dalle amichevoli precampionato. A Liotta per la settima giornata di campionato l'avversario di turno è il Palazzolo di Cacciola, squalificato e in gradinata. Davanti alla curva sud deserta per protesta contro la società, il Palazzolo scende in campo con Romano, piangente Cunzolo Provenzano Stringari, Fascetto Caputa Calabrese in palla, Riarigo e Fichera. Mister Peppe Balsamo risponde mandando in campo Valenti, Ignazzitto Paladino, Zaminga, Armenio sempre vivo, Zarbo, Grillo, Pasca, Manfredi, Riccobono. Avvio di gara tutto giallo-blu, che si rendono pericolosi al terzo minuto con Riccobono dai 25 metri, con la palla che esce di un nulla. 10 minuti dopo Pasca non sfrutta un'uscita a vuoto di Romano e la palla si perde sul fondo. Passa un giro di lancette e Manfre manda alto su suggerimento di Riccobono. Al 25esimo è Zarbo, bravo a liberarsi in area di un avversario, a calciare in porta, ma il suo tiro risulta centrale. Al minuto 29 Pasca impegna di testa severamente Romano, che in duffo respinge in angolo. Licata che passa in vantaggio due minuti dopo con Manfre, abile ad anticipare Fascetto, alzando la palla di destro e a calciare al volo di sinistro, spedendo la palla alle spalle dell'estremo palazzolese che nulla può. A 5 minuti alla fine Grillo si fa rubare palla, ma Arrigo, servito al bacio, sfrutta male la prima occasione dei gialloverdi. Il gol del primo pareggio del Palazzolo è nell'aria e arriva al nono della ripresa direttamente sul calcio di punizione, fischiato per fallo di sempre vivo su Costanzo. Fascetto fa partire un missile dei 30 metri, con Valenti apparso colpevole nell'occasione. Il Licata non ci sta e ritorna in vantaggio con Riccobono, che raccoglie un cross dalla destra di Zarbo, evita un avversario e inzacca facendo esplodere del gioia il Dino Liotta. Gioia che dura solo 5 minuti perché il neoentrato Aperi sfrutta al meglio l'ennesimo errore difensivo della retroguardia licatese per battere Valenti e riportare la partita sulla parità. Palazzolo che cerca il 2-3 con Fascetto, che ancora di punizione impegna Valenti, che smanaccia in angolo. Il Licata si butta in avanti ed è Vella a sfiorare il vantaggio, ma il suo diagonale esce di poco a Romano battuto. Nel finale di gara batti e ribatti, ma nulla da fare per entrambe e la partita termina 2-2, esattamente come la scorsa stagione. A fine gara fischi dei tifosi e contestazione degli ultras rimasti fuori tutta la gara, che chiedono la testa del direttore sportivo Cammarata e del mister Peppe Balsamo. Dirigenza è rimasta a discutere nelle stanze del Liotta, nelle prossime 24 ore potrebbero venir fuori importanti novità. Oggi vince magari la generale. Come mai? Quattro partite? Quattro partite? Imagine.
La lista di trovi i propri tifosi e il Marco Tomaselli soltanto la settima giornata di campionato a causa del rifacimento del Manterboso, sicuramente in discrete condizioni rispetto a come era stato lasciato alla fine della scorsa stagione. I biancoscudati però non vanno oltre il pareggio a reti inviolate per 0-0 contro la neopromossa Ribera, giunta a Caltanissetta con buoni propositi e con un buon seguito di tifosi. Andando alla cronaca, al secondo minuto punizione di Avola a lato, al nono ci prova ancora Nissa con Savasta che non ha approfitta di uno sbarione clamoroso della difesa. Al 20° conclusione sempre lo stesso Savasta che si libera bene della marcatura, il pallone arriva però telefonato nelle braccia del portiere. Al 36° occasione per il Ribera con Omolade che ben servito da Cusumano si trova tutto solo davanti a Iacono che si fa però ipnotizzare respingendo la sfera. 4 sono i minuti di recupero, al 47° occasione clamorosa di Bruno che conclude malamente sul suggerimento dal fondo di Patanè. Al 49° situazione dubbia in area del Ribera, atterramento di Periccioli, ma l'arbitro non se la sente di assegnare il penalty. Inizia così la ripresa, al 2° ci prova Patanè, ma il pallone lambisce il palo a portiere battuto. Un minuto più tardi Ribera a farsi pericoloso, ma la difesa respinge la minaccia. Al 4° è Bruno a provarci con un tiro a giro, ma il pallone termina fuori, la Nissa sembra crederci con più convinzione rispetto agli avversari rispetto al primo tempo. Al 15° conclusione Ribera, promulata che approfitta di una disattenzione del retroguardia biancoscudata, ma il pallone è debole nelle braccia del portiere. Un minuto più tardi ci provano i biancoscudati con Pica Badan che invece di piazzare la sfera di piatto prova la botta a colpo sicuro ma il pallone termina fuori. Al 18° ci prova ancora Avola su punizione ma il pallone arcuato termina in angolo su respinta del portiere. Al 27° si infortuna Iacona a seguito di un contrasto con l'attaccante Omolade. Il portiere riporta un vistoso taglio in testa, ma il giocatore non vuole sapere di lasciare il campo, su indicazione dello staff medico. Nota certamente negativa perché condiziona il cambio di Cadanesi in procinto di sostituire Periccioli per Bonito. Entra così e fa il suo debutto a Mendola. Al 30° angolo per la Nissa, batte del solito Avolo, occasione di Mischia, ma Patanè ad un passo dalla rete non trova il tapine giusto. Al 37° si fa sotto ancora la Nissa, con la conclusione da fuori di Bica Badan, deviato in angolo, sul susseguente calcio d'angolo e Cirilli, sotto porta, a spedire la palla alta sopra la traversa.